siamo nel tempio della moda italiana, del Made in Italy, e oggi si presentano i prodotti agroalimentari Made in Italy, una moda anche questa. No, non è una moda, è una realtà. Io credo che l'Italia sia il più grande manufatturiere al mondo di tutto ciò che è di qualità, e questo vale per la moda, per mobilio, per l'agricoltura, quindi mi piace molto. Quello che mi piace sempre ricordare, cerchiamo in qualche maniera di trovare una formula nuova perché esseri umani vengano a lavorare con un po' più di gioia nelle nostre imprese. Questo vale per la nostra impresa di abbigliamento, vale per le attività dell'agroalimentare, perché per fare prodotti di qualità ci vogliono anche esseri umani che vengono trattati in una certa maniera. Esseri umani, che traduce in questa parola che dice spesso l'umanesimo, che si trova molto anche nella sostenibilità dell'agricoltura. Sì, c'è una sostenibilità del clima, c'è una sostenibilità economica, quanto guadagni, c'è una sostenibilità culturale, che cosa fai per il territorio, spirituale, se tu lavori in un bell'ambiente io sto meglio. C'è una sostenibilità tecnologica, perché mi tieni connesso 24 ore anche la domenica. E poi c'è anche una sostenibilità morale. Io vorrei che la nostra impresa fosse e vivesse in Italia sempre, e i profitti e le tasse che noi paghiamo vorrei che servissero alla crescita del nostro splendido paese. Il rapporto di Brunello Cucinelli con la tavola. Ah, questo è il grande tema. Sono eternamente a dieta, vi dico solo che c'era questo ragazzo che aveva 6-7 kg in più, e con un certo fascino mi ha detto: adesso mi si è sposato il figlio e quindi posso mettere su una piccola palestra. E io ho detto, scherzando ma non molto: smonta la cucina, perché abbiamo risolto il problema, perché almeno per me devo dire che stare a dieta, cioè è il sacrificio più importante, ma c'è una tendenza molto, che vedo specialmente nei giovani, vedo le nostre figlie, dove comprano quella cosa, da dove viene, chi l'ha prodotta, e questo vale per l'abbigliamento ma vale anche per l'agricoltura, per i prodotti della terra. Mia moglie ha la cultura di andare 2 volte a settimana al mercato chilometro zero, e quando porta le pesche anche leggermente rovinate, magari dalla grandine, raccolte la mattina magari alle 5, hanno un sapore totalmente diverso.